Siamo al civico 10 di via Padre Antonino, dove ieri notte si è aperta una voragine spaventosa che ha costretto a una quindicina di famiglie ad uscire dalle proprie abitazioni. Attualmente le famiglie sono ricoverate presso una foresteria del paese, siamo qui a Sant'Antimo, ma soprattutto le altre, perché l'area interessata ha visto quattro condomini purtroppo dover vedere i cittadini abbandonare le proprie case. La situazione è veramente precaria, ci stanno una serie di fessure, lesioni più che fessure, veramente pericolose che rendono questo condominio totalmente inagibile. In via precauzionale anche i condomini adiacenti sono stati purtroppo sfollati. Noi siamo in compagnia del comandante dei vigili urbani, ma anche dei vigili del fuoco. La zona chiaramente è interdetta. Siamo in compagnia con il dottor Russo, sindaco di Sant'Antimo, dove ieri notte si è verificata una tragedia, anzi si è sfiorata la tragedia. Una voragine si è aperta di un'antica cisterna, mi pare di aver capito, probabilmente di periodo borbonico, che stava per inghiottire letteralmente un intero condominio. Sindaco. Sì, intanto per precisare, non è successo ieri notte, ma è successo verso le 2 di pomeriggio, fortunatamente, nel senso che è una area molto abitata, ma a quell'ora per vari motivi non c'era nessuno presente all'interno del fabbricato. È fortunatamente non una di quelle cavità sopra le quali in realtà si costruivano poi i fabbricati nel secolo scorso, utilizzando le cafe di tufo che poi venivano appunto usate per la realizzazione dei fabbricati, ma è una cisterna dell'acqua, quindi qualcosa di più limitato come dimensioni, che ha una profondità di circa 7 metri con un raggio di circa 6 metri. Purtroppo, poiché negli anni successivi, quindi inizio secolo, è stato costruito, coperto la cavità e costruita con fabbricati, credo che risalgono agli anni 40, e col tempo per vari motivi c'è stato un assestamento e quindi il crollo. Siamo fortunati per la seconda volta, visto che 8 mesi fa è successa una cosa simile in altra zona del paese, che nessuno ha riportato danni fisici o qualunque tipo di ferita, ed importante è che sia successo così. Perfetto, quante sono le famiglie interessate, quante ne sono state sfollate e dove e come sono state sistemate? Noi abbiamo censito 21 famiglie, in realtà i vigili del fuoco ci hanno suggerito l'intervento abbastanza ampio, per la verità, di garanzia di tutti, molto allargato. Intanto abbiamo di fatto fatto delle ordinanze di sgombero per quasi un quartiere intero della città. In queste ore, mentre sto parlando, dei nostri tecnici stanno verificando la staticità delle aree, proprio per restringere al massimo il disagio dei cittadini. A molti in giornata di oggi, sul tardi, o di domani mattina, credo, alla più tardi, potrò firmare le ordinanze per il rientro nelle loro case. C'è una famiglia in particolare, la famiglia Guarino, che purtroppo hanno in famiglia due disabili, uno dei quali è legato a un ventilatore per la stazza fisica, per una serie di invalidità materiali. Questa famiglia è stata collocata in una scuola. Io ho dato disposizione fin dall'inizio, e questo hanno provveduto i nostri rappresentanti, soprattutto la Protezione Civile e gli infermieri, di ospitare presso la forosteria del centro sportivo di Sant'Antimo i casi che richiedessero una particolare attenzione. Ora stiamo verificando per la famiglia Guarino se questo è avvenuto, e comunque attraverso il mio staff, i miei uffici, abbiamo disposto che un'altra persona, appunto
l'invalido a cui lei si riferiva venisse ospitata all'interno della struttura. Questo non perché non lo volessimo fare per tutti, ma perché 60 e più persone sfollate porterebbero sicuramente dei problemi logistici ed economici. Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Protezione Civile Napoletana regionale la fornitura delle brande di quanto possono servire per l'immediato. Abbiamo anche provveduto a rifocillare gli sfortunati, diciamo, attori di questo brutto incidente, ma come le ripeto, io credo che la vera dimensione del problema sarà arrivata nelle prossime ore con le mie ordinanze di rientro. Quindi possiamo tranquillizzare i cittadini in una situazione parzialmente al momento sotto controllo, ma che volge a un buon esito. Purtroppo invece ci siamo passati già nel recentissimo passato. Sì, è una storia che, in cui i vigili del fuoco in genere fanno un provvedimento abbastanza ampio. Noi eseguiamo quello che i vigili del fuoco ordinano, poi viene ridimensionato sulla vera importanza della cavità, e credo che saranno 2-3 famiglie al massimo ad avere diretti danni, e per cui per loro dovremmo poi, insieme con il magistrato che ha provveduto al sequestro del manufatto, provvedere al ricovero in strutture diverse. Perfetto, amici e amiche, noi intanto ringraziamo il sindaco di Sant'Antimo per la disponibilità, ma soprattutto per la grande attenzione che sta ponendo al problema e per l'immediata reazione dell'amministrazione. Voi continuate a seguirci per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano.